perché io sono una SITAV, sono per il progresso. Una cosiddetta madamine lei? Sono una madamine e me ne vanto. Me ne vanto tanto. Mi sembra che questa valutazione costi e benefici sia stata molto pilotata, guardando anche la composizione della commissione. Ci sono persone che compongono la commissione che hanno dichiarato ufficialmente di essere contrari alla TAV. Mi sembra difficile che abbiano svolto un compito obiettivo. Io sono un pensionato e quindi sono per il progresso, che si vada avanti con questo lavoro, perché noi dobbiamo dare del lavoro. Quello che non sta dando questo governo, il lavoro, e qua cercano di tranciare la questione della TAV mandando a spasso altre 1000 persone. I costi sono quasi certi, i benefici non si conoscono, ma se si fa un minimo di pensiero per il futuro, si capisce che un futuro ci sarà solo se ci sono delle infrastrutture. Non sto parlando per me che ho 60 anni, ma sto parlando per i miei figli e per i miei nipoti. Si augura una grande partecipazione alla città. Spero di sì, seguendo i social vedo che c'è tanta gente. Le madamine hanno dato la possibilità a chi era sempre stato zitto, subendo le offese dei notav, hanno dato la possibilità di dire no, non siamo d'accordo, non è questo il futuro. È un'analisi falsata fatta da tecnici chiamati per portare avanti questo genere di posizione, non è certamente un'analisi fatta con criterio, è un'analisi che deve essere sottoposta al vaglio politico delle popolazioni, quindi in questo caso ci vorrà il referendum. 40 associazioni di impresa riunite qua a Torino a dire che la TAV serve, che la TAV è utile per la competitività. Allora, di fronte a tutto questo trovo arroganza pensare che un ministro scelga diversamente o quattro tecnici chiusi in una stanza pensino e sappiano di più di quello che pensa tutto il mondo produttivo del nord-ovest del paese.